Bentornati al canale di Mandorle e Cioccolato, un bacione da Patrizia. Oggi apriamo insieme la Look Fantastic Box. Ho deciso di fare questo tentativo, ho deciso di sottoscrivere un abbonamento di 3 mesi alla Beauty Box del sito inglese Look Fantastic, che ha un sito meraviglioso, bellissimo, molto ricco, pieno di tantissime cose, di marchi anche esclusivi, e ho deciso di iniziare da questo mese perché c'era una box di prodotti naturali. Voi sapete che io amo molto i prodotti naturali, prediligo utilizzare questi, e quindi ho deciso di dare una chance a questa beauty box proprio per questo motivo. Però al tempo stesso ho anche pensato di fare una prova per i successivi mesi. Per ora ho sottoscritto un abbonamento solo di 3 mesi perché voglio vedere come mi trovo. Credo che questa possa essere una cosa interessante per me, che sono appassionata di bellezza, di make up, e che ho anche un canale, per non dover investire un capitale in prodotti. Insomma, io quello che vi faccio vedere nel canale sono prevalentemente cose comprate da me. Adesso sta iniziando ad arrivare qualche collaborazione, ma insomma non, il mio canale non si alimenta con le collaborazioni, e io sicuramente non posso permettermi di investire continuamente il mio denaro, per quanto sia un'appassionata di profumi, di make up, di cosmetici in generale. Insomma, io quello che vi faccio vedere lo compro io, ecco, quindi sono acquisti che faccio per me. Con questa box può essere un modo per rendere vivo il canale senza investire un patrimonio, perché quanto costa una beauty box? In media variano dai 15 ai 20 euro. Quelle di Look Fantastic, ho letto insomma vari pareri nel web prima di fare questo tentativo, sono tra le più valide, da quello che ho capito, e perché il sito è molto particolare, è esclusivo, ci sono tantissimi brand che in Italia non si trovano con facilità, quindi ho pensato che potesse essere un modo intelligente, tra virgolette, per mostrarvi più prodotti, e intrattenere voi, intrattenere me e provare insomma delle cose nuove senza spendere troppo. Visto che questo mese c'era la Natural Beauty, ho preso al volo questa occasione. Io ho fatto l'abbonamento di 3 mesi che costa 18 euro, quindi 18 euro al mese, ma il valore dei prodotti è molto più alto. Se voi comprate solo poi una beauty box, pagate un po' di più, pagate 20 euro, cioè una box, una tantum, e se invece fate un abbonamento annuale arrivate a spendere sui 15,50 euro, mi sembra. Comunque tutti gli abbonamenti si possono interrompere in qualunque momento. E tra l'altro la box di Look Fantastic vi manda anche una rivista della DL UK, quindi è in inglese, del mese, questa è di aprile, arriva i primi del mese. Io l'ho sottoscritta che il mese era già iniziato, quindi mi è arrivata abbastanza velocemente, in 3-4 giorni, però insomma se voi avete l'abbonamento penso che vi arrivi proprio il primo del mese. Quindi la rivista da sola viene 4,30 sterline, quindi in teoria dovreste anche considerare questa, no, nel prezzo che pagate. Sono molto contenta perché ho la possibilità di vedere delle cose un po' diverse, di leggere un po' in inglese, di insomma, comunque a me piace leggere le riviste. Poi ha un formato diciamo piccolino, quindi va benissimo. E che cosa c'era? Allora, come si presenta? La box è questa. Ha anche una scatolina molto molto carina, rosa pesca, un color molto primaverile, Natural Beauty, c'è scritto sopra. Questa scatolina la potete conservare, viene imballata bene, io la scatola l'ho tolta, quindi imballata perfettamente. C'è un dépliant in cui vi fanno vedere le cose che sono contenute all'interno, e con una piccola piccola spiegazione. Questi sono i prodotti di questo mese, ora ve li illustro, ora ve li mostro, e qui c'è la spiegazione di ogni prodotto che io in questo momento non vi posso leggere perché non lo vedo. Comunque cercherò di spiegarmi, ho dato uno sguardo, ecco, ho dato già uno sguardo, non è uno spacchettamento in diretta.
vedete, l'ho già aperta, è confezionata molto bene, sotto c'è del cartone e andiamo subito a vedere i prodotti di questo mese. Allora c'è una maschera in tessuto coreana, pomegranate, quindi al melograno, e credo che sia idratante. Anzi, no, ha tre funzioni: moisturizing, firming, lifting, cioè idratante, firming che rassodante, che rafferma, stavo per dire, rassodante e liftante. Quindi una vera maschera coreana marca Vita Mask. Ok, con estratti di melograno. La proverò e vi farò sapere. Poi, il pezzo forte dovrebbe essere questo, Laura Geller, del brand Laura Geller, che non è un ombretto, ma è un fondotinta. A me ricorda molto un prodotto che io ho già utilizzato un po' di tempo fa, che era di un marchio naturale, si chiamava Ancilla. È un fondotinta un po' marmorizzato, ma opaco. Io l'ho già provato perché ho dato una rinfrescata al mio look. Con questo, praticamente è un fondotinta in polvere che ha vari colori e con il pennello vedete c'è una parte più in alto che è più chiara, una parte più scura, ha dei toni lilla, beige, rosa, marroncino, quindi a seconda di dove voi andate a pescare si crea un colorito variabile. Se vi concentrate sulla parte più alta è più chiaro e qui è un po' più scuro. Per me comunque è più chiaro del mio tono naturale, questo a me schiarisce, però insomma io sicuramente lo utilizzerò. Infatti il colore è fair, se avessi ricevuto un medium o un dark per me sarebbe stato meglio fair, però devo dire che adesso tra un po' io mi abbronzerò e quindi no, però questo lo posso usare anche come ombretto e credo proprio che lo userò come ombretto perché io comunque tendo a usare colori molto neutri, oppure lo terrò, poi lo userò insomma nell'autunno prossimo. Ora in questi giorni lo provo e comunque vi faccio sapere che cosa ne penso, soprattutto come texture, come prima impressione, ecco. Poi c'è un cleansing foam di Omorowicz Budapest. Questi sono tutti prodotti naturali, eh? Quindi o bio, eco bio, o comunque naturali. Quindi questa è una mousse nettoyante, una mousse detergente per il viso, formulata in Ungheria. Sto leggendo, brand Omorowicz. Sapete che in Ungheria, in questi paesi dell'est, ci sono molte acque termali e infatti io sto leggendo gli ingredienti. In Ungheria soprattutto c'è un culto delle terme, ci sono delle terme a Budapest dell'impero austro-ungarico, molto molto belle da vedere, se vi capita andate a fare un giro. E tra il primo ingrediente che c'è, lo sto leggendo, è Hungarian Thermal Water. Quindi questa è una mousse detergente per il viso. Lo userò questa con, credo che proverò con il Foreo. Poi della marca Madara c'è una crema antirughe. E questa è la versione da dry a very dry skin. Peccato perché avevo visto nel Deplian c'erano due tipologie, una per pelli più normali miste e questa è per pelli secche. Comunque è la Smart Antioxidant Fine Line Minimizing Cream Day, cioè è una crema che minimizza le rughe. Anti-età, antiossidante con lichene, alchemilla, insomma vi farò sapere. Madara Organic Skincare, quindi questi sono 20 ml, che comunque è una buona taglia, diciamo, per farsi un'idea del prodotto. Anzi, io vi dirò che io preferisco le creme di 20-30 ml rispetto alle 50, perché poi dopo un po' magari mi stanco anche e voglio cambiare. Poi c'è una CC cream per i capelli. E io questa l'ho già provata, me ne sono messa un po', cioè è una crema da mettere sulle punte dei capelli come finish e si può utilizzare sia con i capelli asciutti che con i capelli umidi, marca Alterna. E questi sono credo 30 ml, se riesco a vedere, no, 25 ml. Allora l'effetto è molto piacevole. Ha un odore molto delicato, leggermente fiorito,
Sì, un odore un po' primaverile e non unge assolutamente. Io l'ho messa un pochino sulle punte, però ovviamente i capelli miei erano già lavati, l'ho messa così al volo, proprio per provare la texture. Quindi una CC cream 10 in 1, Complete Correction. Allora, questa crema ha molte funzioni, ora non ve le dico tutte, comunque idrata i capelli, li rende luminosi, li rende più docili alla pettinatura, li rafforza, protegge dai raggi UV, protegge dalla rottura, protegge dal calore, insomma fa tante cose per i capelli. È sia un effetto curativo che di estetica, da quello che ho capito, e vi saprò dire anche per questo. Poi c'è una mini size, diciamo che questi sono prodotti quasi in full size. Invece questa è una mini size Perfect Legs Skin Miracle. E cioè dovrebbe essere un correttore per le gambe. This Works è la marca, che è un siero colorato multivitaminico. Perfezionatore che aiuta a coprire le imperfezioni della pelle. Quindi credo che questo si possa utilizzare per coprire i capillari se ne avete e può essere utilizzato in tutto il corpo. Bene, vi saprò dire che cosa fa, chissà che colore ha, però vediamo un po' se è colorato. È molto scuro, ecco. Bene, 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 perché questo è un colore che si addice di più alla mia, però ecco, vedete? Poi si, anche questo ha un buon odore, poi si schiarisce, insomma, si uniforma con il colore più o meno della vostra pelle, dà un leggerissimo effetto ambrato, ora voi magari non lo riuscite a vedere perché c'è la luce di qua che taglia, però dà un effetto un po' ambrato. E poi c'è la carta, vedete, era imballato così, e c'è un gel detergente per le mani profumato. Io questo l'ho già provato, è carino perché dentro sembra che abbia in sospensione, non so se riuscite a vedere, ecco, sì, si vede benissimo. Fa anche pandan con il mio vestito rosa cipria. Ci sono dei micro, dei pois in sospensione, delle capsule che forse hanno un principio attivo ed è uno di quei gel a base di ammuchina, insomma, gel lavante per le mani quando non avete l'acqua e il sapone. E questo l'ho usato già e mi è piaciuto molto perché ha un odore molto delicato. Anche questo sa di fiori, molto molto delicato e non secca le mani. Ed è la marca Mercy Handy Flower Power. Mercy Handy. Bene, questo è tutto, video velocissimo, però volevo farvelo per insomma. Perché se qualcuno ancora vuole fare l'ordine, magari è in tempo, queste box so che vanno via come il pane, che sono molto richieste, però insomma si trovano anche gli arretrati a volte sul sito. Quindi insieme c'era questo Deplian con comunque ci sono anche delle ricette dentro, c'è la spiegazione dei prodotti, poi c'è un po' di pubblicità su altri brand con i prezzi, un po' di spiegazioni di altri prodotti. O di questi prodotti, ad esempio qui vi spiega bene il fondotinta in questione, un po' di caratteristiche. Ci sono delle ricette, blueberry e noci del Brasile, fantastico. Qui un po' di istruzioni su prodotti per i capelli, insomma carino, carino, anche questo è utile da tenere. E poi vi faccio vedere al volo una cosa che ho comprato a parte dalla Beauty Box per raggiungere il prezzo dei 20 euro per avere la spedizione gratuita, perché anche comunque io ho fatto l'ordine per 3 box, poi ogni mese mi viene addebitato l'importo, non mi viene addebitato tutto insieme, quindi l'ordine per questo mese era di 18. Se voi ordinate 20 euro di prodotti avete la spedizione gratuita. Quindi ho preso questi sali, che ora sinceramente mi sfugge un po', però considerate che, eh sì, 3,95, perché ho pagato 21,95 in tutto ed erano scontati. Avevano un ottimo prezzo di questa marca Epsom Salt West Lab Pure Mineral Bathing. Oggi sto proprio sfoderando il mio inglese, e, rivitalizzanti.
100% pure, sono dei sali da bagno, c'erano varie tipologie di questa marca e questi con questa con questo logo in verde, che ora vi dico cosa sono, erano scontati, quindi io l'ho pagati questi 3,95, è un chilo di sali, e io questi li proverò stasera stessa, credo, perché mi farò un bel bagno, e questi hanno la funzione, sono a base di magnesio e sono, aiutano a rilassare i muscoli, la muscolatura stanca, quindi hanno una funzione proprio sui muscoli, e sono dei sali appunto da utilizzare nella vasca da bagno, ci sono le istruzioni, vanno sciolti e vi saprò dire. Questi appunto l'ho pagati poco, 3,95 per un chilo di sali, insomma mi sembra un buon prezzo, però erano scontati, costavano mi sembra quasi il doppio o comunque sugli 8 euro a prezzo pieno. Va bene, allora volevo salutarvi, spero di avervi fatto compagnia, fatemi sapere se conoscete le box di Look Fantastic oppure se ne conoscete altri di box, se vi trovate bene con questa tipologia di prodotti. Io era la prima volta in assoluto che prendevo una box, ne presi una tanti anni fa che mi piacque molto da un altro sito, ma proprio una tantum, che era la box del sito, una box naturale dal sito Una donna vagabonda, mi sembra, e mi mandarono dei prodotti eccezionali e fantastici. Rimasi molto colpita, ma costava di più, costava sui 25 euro e vi parlo di almeno 4 anni fa. E niente, questo è tutto, vi mando un bacione grandissimo, un saluto calorosissimo a tutti voi, a voi che mi seguite sul canale, che fate commenti, a quelle persone che sono un po' più amiche, con le quali ci sentiamo anche fuori, loro sanno chi sono, e un bacio a tutte le mie amiche di collaborazioni, e presto vedrete un altro video in collaborazione che pubblicheremo penso a fine aprile, fine mese. E niente, un bacio a tutti, statemi bene, vi auguro buon weekend e spero che domattina vedrete questo video. Ciao, alla prossima, ciao ciao.